Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a fare un video dedicato al mio shopping nel periodo dei saldi, perché devo dire che quest'anno mi sono svegliata un po' all'ultimo minuto, non sono andata tanto in giro per negozi, diciamo che il caldo mi ha tolto parecchia energia e quindi non sono andata in giro, però gli ultimi giorni mi sono svegliata e sono andata a vedere se era rimasto qualcosa e devo dire che sono abbastanza soddisfatta perché ho trovato delle cose che mi piacciono. Il primo acquisto che ho fatto è stato questo vestito che ha uno stile un po' retrò, perché come vedete la fantasia ricorda molto gli anni 70. È un vestito che ha questa scollatura così e poi cade giù lungo, arriva fino alle caviglie, quindi un vestito molto lungo, abbastanza morbido perché cade giù dritto e sui fianchi ha queste code, come le chiamo io, che permettono di regolare la misura, quindi sia che lo vogliate più morbido o più aderente, potete appunto legarlo qua dietro e vi va a modellare come volete. Questo a me piaceva tantissimo, con questa fantasia un po' particolare, poi questi vestiti così lunghi che cadono giù morbidi, io in estate li porto tantissimo e quando l'ho visto ho voluto subito prenderlo. Poi ho preso un paio di pantaloni sempre larghi e morbidi, così a righe verticali. Sono sul blu come diciamo colore di sfondo, però poi hanno queste righe sul bordeaux, sul verdone, sul beige e sono comunque dei pantaloni che appunto cadono giù abbastanza morbidi e larghi e sono secondo me molto pratici nel periodo estivo, quindi anche questi me li sono voluti comprare. Poi da Combipel ho preso una maglietta con le mezze maniche color senape con questo motivo floreale sul lato. Mi serviva proprio una maglia color senape perché ho delle cose da abbinare che stanno bene con un colore del genere e quando ho visto questa ho pensato di prenderla subito anche perché era scontata del 70%. Ho pensato prima che qualcuno me la porti via è meglio metterla subito nel carrello, tra virgolette. Poi ho preso un paio di pantaloni tipo leggings, ma in realtà forse sono più dei fuseau neri con questa banda bianca laterale e grigia con questi strass così, che sono pantaloni che io utilizzo soprattutto per stare in casa in autunno e in inverno, in realtà non tanto in estate, ma erano super scontati, comunque sono cose che utilizzo tanto e quindi li ho presi. Poi su Amazon ho preso una borsa che aveva, diciamo, insieme come set anche due bustine. La borsa è gialla, quindi il colore è un po' particolare, però mi serviva perché devo abbinarla con quelle scarpe gialle pitonate che avevo preso qualche mese fa. La borsa è questa, è molto pratica, ha le maniglie e poi ha la sua tracolla. Quindi potete portarla come volete, ha una taschina qua dietro, poi ha ovviamente le taschine interne e io mi sto trovando bene, l'ho presa qualche tempo fa e mi sto trovando bene. Le bustine che erano abbinate insieme sono pratiche, secondo me, soprattutto magari in viaggio. C'era questa busta che può essere utilizzata anche come una piccola pochette perché c'è la sua tracolla, che è una catenella dorata che io però adesso ho messo in un'altra borsa, quindi l'ho lasciata nell'armadio, però c'è ed è abbastanza ben rifinita. Vedete che anche qua la cerniera comunque è ben rifinita. E poi c'era questa bustina che può essere utilizzata sia come portadocumenti sia come portafoglio un po' più grande, che ha questa chiusura fatta così che mi piace tantissimo. E poi ha l'accetto che vi permette di legarla alla borsa, quindi potete portarvela dietro in tutta sicurezza. Queste erano cose in più, però insomma era un set che comprendeva la borsa e le due buste, quindi l'ho presa. Vi lascio magari il link giù in info box perché l'ho presa su Amazon, quindi se vi interessa la trovate lì. Inoltre c'erano tanti colori diversi, se non mi ricordo male, non c'era solo gialla, quindi magari potete dare un'occhiata. Adesso passiamo agli acquisti beauty perché ho preso anche delle cose beauty. Sono andata da Yves Rocher più che altro perché volevo prendermi l'omaggio. Davano in omaggio questa busta che è comodissima da viaggio, tra l'altro è ben rifinita anche all'interno perché è foderata con la sua stoffa ed è molto molto capiente perché l'ho già provata e ho visto che va benissimo per il mio prossimo viaggio. E quando ero da Yves Rocher ho preso anche tre cosine che comunque mi servivano.
Ho preso lo struccante bifasico, questo qui che rimuove il trucco waterproof, è molto delicato sugli occhi, quindi mi trovo proprio bene. Da quando l'ho scoperto utilizzo solo questo, quindi lo stavo finendo e l'ho preso. Poi ho preso un balsamo labbra alla vaniglia. A me piacciono tantissimo i balsami labbra aromatizzati, quindi quando c'è un gusto particolare magari lo prendo. Ovviamente l'ho preso perché mi serviva, comunque lo utilizzo tanto perché mi piace avere le labbra idratate. Però già che ero lì da Yves Rocher ho visto che c'erano un po' di gusti diversi e ho pensato di prendermi questo alla vaniglia. E poi ho preso un correttore in stick che è la numerazione B902, se vi interessa. È sul beige rosato e va benissimo per la mia pelle. Non so se riuscite a vederlo perché c'è una luce un po' particolare. Poi oggi sono anche in camera perché è una stanza più fresca e quindi non riuscivo a fare il video di là perché è troppo caldo e la luce però non è proprio ottima. Comunque il colore è il B902. Poi sono andata da Bottega Verde e ho preso questa acqua profumata al limone e agrumi. Questa è buonissima. Mi rinfresca, dà quella profumazione leggera estiva di limone che comunque sulla mia pelle mi piace tantissimo. Quindi l'ho presa più che altro per provare a cambiare un po' le profumazioni, perché io uso sempre il J'adore anche in estate, però quando fa proprio così tanto caldo, una profumazione un po' più leggera, un po' più estiva, magari è più carina, quindi l'ho presa. Poi ho preso una cosa per mia mamma, che è questo spray per capelli di L'Oréal Tech Art fissaggio 4 anticrespo, questo l'ho preso per lei. Poi ho preso una cosa che non mi serviva assolutamente, però mi piace, una crema mani Giardino dei Sensi all'avena. Sapete che io con le creme mani ho proprio una specie di calamita, mi attirano tantissimo e tutte le volte le compro, però le utilizzo, io le utilizzo tutte, come già vi ho detto tante volte nei miei video dedicati alle creme mani. Questa penso che mi servirà di più nella stagione autunnale e invernale perché è abbastanza densa come crema, però mi piaceva molto la profumazione. E l'ultima cosa che ho preso per fare anche un po' un esperimento è questo bagno doccia di Dermacol all'anguria. Questo l'ho preso perché ho letto che ha un effetto rinfrescante. Io non so se ha una formulazione particolare all'interno che gli dà questo effetto rinfrescante, però ho voluto fare questa prova. Non l'ho ancora utilizzato, quindi ancora non vi so dire se effettivamente è diverso dagli altri bagno doccia oppure se è uguale agli altri, però mi incuriosiva. Poi la profumazione all'anguria comunque mi è piaciuta, quindi ho deciso di prenderlo e di fare questo esperimento estivo. Questi sono tutti i miei acquisti. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto acquisti gli ultimi giorni dei saldi e se avete trovato qualcosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.